Conservare e trasportare in sicurezza il futuro vaccino anti-Covid. Una risposta potrebbe arrivare dalla provincia di Arezzo. È infatti a Subbiano l'unica azienda in Italia che produce macchinari per il ghiaccio secco a meno 78 gradi. Noi produciamo le macchine che poi vengono date in dotazione alle aziende che forniscono il trasporto per il ghiaccio secco, e questo ghiaccio secco viene stoccato in dei contenitori criogenici dentro i quali vengono inserite le confezioni di vaccino. La temperatura a cui devono essere mantenute le fiale di vaccino prodotte da BioNTech e Pfizer infatti è di meno 75 gradi, e così potrebbe entrare in gioco l'azienda casentinese. Queste macchine compattano la neve carbonica all'interno di una camera di espansione, e questa neve, questo ghiaccio poi viene estruso attraverso una trafila oltre la quale escono questi pellets. Sono dei cilindretti di ghiaccio secco, in questo caso hanno un diametro di 3 mm, ma possono avere diametri diversi a seconda del diametro della trafila che utilizziamo. La temperatura potrà poi restare costante per diversi giorni, anche una settimana se in ambiente coibentato, mantenendo così la catena del freddo. Questo dovrebbe essere il contenitore dove andranno i vaccini per il trasporto. Quindi all'interno di questi contenitori verranno stoccati delle confezioni contenenti il vaccino, sopra verrà ricoperto di ghiaccio secco, chiuso ermeticamente, e sono contenitori questi che si possono spedire utilizzando i normali mezzi di trasporto, che sia un camion, che sia un aereo, non ha bisogno di altro. Non lascia uscire il freddo e non lascia entrare la temperatura atmosferica. A Subbiano sono già arrivate le prime richieste di grandi aziende che si occupano del trasporto di farmaci. Quello che facciamo è dare la priorità a queste macchine, dal momento che noi produciamo anche altri tipi di macchinari. Per noi era marginale fino adesso questo tipo di produzione, ma da queste ultime settimane daremo la priorità a questi macchinari, in maniera da farci trovare pronti già inizio dell'anno prossimo anche con macchine pronte a magazzino, in maniera che per richieste contingenti sapremo dare subito una risposta.